Buonasera a tutti, benvenuti. Questa serata che è la terza della rassegna. Torniamo nella preistoria, siccome tornavamo nella preistoria, la tecnologia stasera ci ha tirato degli scherzi, il videoproiettore non funziona, l'antenna si è rotta, il riscaldamento un po' sì, un po' no. Nella preistoria si viveva così, per cui fatevene una ragione e immedesimatevi nella situazione. Benvenuti, siamo all'incontro di mezzo di questa rassegna in cui chiediamo a vari testimoni che cos'è la vita, a vari testimoni a cui danno voce grandi scienziati, e questa sera la voce va alla paleantropologia. E dico proprio la paleantropologia perché il nostro ospite per me è la paleantropologia tout court, nel senso che io personalmente ho conosciuto questa disciplina e l'ho amata tantissimo dai suoi libri, dai suoi articoli, dalle sue conferenze. Per cui averlo qua stasera è anche proprio un piacere, ma anche un'emozione, insomma, sono proprio contento che possiamo tutti ascoltarlo. Ed è qui stasera arrivato da Roma e si assume anche una bella responsabilità che lui non sa, ma adesso gliela dico. Perché sono 7 incontri, considerata anche la passata edizione, in cui hanno parlato scienziate donne. Dopo 7 scienziate donne è il primo scienziato maschio che riprende la parola, quindi dovrà cavarsela in qualche modo, vedremo come. In falsetto. E darà voce a Neanderthal, nostro fratello Neanderthal, degli uomini primitivi il più famoso, lo conoscono tutti, si studia su tutti i libri, su tutti i sussidiari, tutti ne hanno sentito parlare, ma tra tutti i rappresentanti è un po' il più frainteso, perché probabilmente sappiamo di lui delle cose sbagliate, e stasera scoprirete che Neanderthal è più simile a noi di quanto pensiamo, allo stesso tempo è diverso, comunque scoprirete delle cose che sicuramente non sapevamo prima, e questo è un po' l'effetto del boom degli studi e delle scoperte che questa disciplina in questi ultimi decenni, anni, mesi e giorni sta facendo, insomma. Per introdurci in una serata così di intensa scienza, io parto da una domanda di altissima scienza. Sono quelle domande che svoltano un'epoca. La domanda è: ma quando e da chi furono fatte maturare le prime banane in Europa? Vi vedo perplessi. Mi sembra che voi pensiate che questa domanda sia inutile. Ma andatelo a dire, che ne so, per esempio ad Antoine Jussieu, che era il giardiniere capo dei giardini del re di Parigi, si sentiva il botanico migliore del mondo e ha passato anni e anni e anni a cercare di far crescere delle banane nella sua serra a Parigi e non ci riusciva. Un bel giorno riceve dall'Olanda una scatola con una lettera, e in questa lettera c'è scritto: sono un suo giovane collega, un suo grande ammiratore, sono anch'io un botanico, mi piacerebbe essere bravo come lei, ma intanto le faccio omaggio di questa cosa. E Jussieu apre la scatola e, come immagino voi avete già capito, ci trova delle banane cresciute nel nord dell'Olanda, peraltro neanche nel clima di Parigi. Lui rimane sconvolto e dice: ma chi è questo botanico? E andiamo a conoscerlo, questo botanico, e vi racconto questa piccola storia per introdurci a stasera. Si chiama Carl, è nato in Svezia e nella sua famiglia c'erano come due grandi passioni, una e tradizioni. Una la tradizione religiosa, perché suo nonno faceva il pastore protestante e quando è morto la carica è passata, voi direste, alla figlia. È una società un po' maschilista, è passata al genero, cioè al papà di Carl, il quale però era così appassionato naturalista che addirittura aveva scelto un cognome che significa tiglio, perché avevano davanti a casa un enorme, bellissimo tiglio. E quindi il figlio si appassiona di natura, di piante, e dice: papà, io vorrei studiare botanica. Papà dice: beh, facciamo medicina, che comunque magari per trovare lavoro è meglio, insomma. Anche perché allora, siamo nel 1700,
insomma, la farmacologia non è sintetica, non è chimica, è naturale, quindi un botanico è anche un farmacologo, è anche in qualche modo lui studia, diventa medico. E all'età di 23 anni pubblica il suo primo trattato. Ora, io penso che a distanza di secoli, per gli scienziati, ne abbiamo in sala almeno due molto famosi, pubblicare il primo paper è un'emozione che non si dimentica. Voi ne avrete pubblicati a centinaia, quindi non li contate più. Però il primo articolo scientifico che pubblica un giovane è un'emozione che resta. E lui, tra l'altro, questo Carlo, aveva avuto un'idea, per certi aspetti, geniale. Ha detto, ma proviamo a fare un po' d'ordine tra le piante. Andiamo a guardare gli organi riproduttivi, gli stami, i pistilli, perché quelli ci dicono delle cose su che tipo di pianta ho davanti. Pubblica questo articolo, questo trattatello, e a un certo punto vede arrivare a casa sua della gente, è successa una cosa gravissima, tutti parlano male di te. E lui rimane sconcertato, dice, ho fatto un errore, iniziata e finita la mia carriera scientifica. E invece il problema era che lui aveva parlato di organi sessuali delle piante, di accoppiamenti delle piante, e si è beccato una condanna per immoralità. Ma dal punto di vista scientifico la sua carriera invece decolla e viene invitato a insegnare, viene invitato a curare orti botanici di nobili signori che lo finanziano, e lui quindi inizia un po' la sua carriera che è basata su due punti che vi racconto brevemente, mi piacciono molto. Il primo è, lo conoscono in pochi questo aspetto della sua personalità. Allora, facciamo un piccolo esperimento. Voi chiudete gli occhi e immaginate uno scienziato al lavoro. Io penso che tutti voi abbiate immaginato un laboratorio. I microscopi, telescopi, apparecchiature, computer, camici bianchi, un posto chiuso comunque. Ecco, per Carle, per quelli come lui, non è così. Il laboratorio è tutto il mondo. Il mondo. La prima cosa che Carl fa è farsi dare dei soldi per andare in Lapponia. Si spara 5.000 chilometri di esplorazione per trovare nuove specie di piante. 5.000 chilometri nel 1700 in Lapponia. Quando poi diventerà famoso, e poi scopriremo perché, e avrà studenti che da tutto il mondo vogliono studiare con lui, lui cosa fa? Li manda in tutti gli angoli del mondo. Altro che l'Erasmus o il visiting che si usa adesso nelle università, perché di sette di costoro non si hanno avuto più notizia, perché erano spedizioni pericolose, ma lui li chiamava i miei apostoli. È interessante questa cosa. E poi un'altra cosa curiosa è che lui aveva inventato questo, che al sabato, dopo cinque giorni di lezione, diciamo in aula, il sabato alle 7 del mattino, tutti fuori, e si facevano queste erbaciones. Significava andare in giro a cercare erbe, fiori, e bisognava avere con sé un corno, perché se trovavi un esemplare raro dovevi suonare il corno e tutti correvano a vedere questo esemplare. È un personaggio strano, ma non è per questo che è diventato famoso, perché il suo secondo pallino era la questione dei nomi. Ormai avete capito, stiamo parlando di Carlo Linneo, quello a cui dobbiamo il nostro nome. Noi siamo Homo sapiens. Chi è che ci ha chiamati? Chi è che ci ha tenuti a battesimo? Lui, in questa sua opera che si chiama Il sistema della natura, che ha avuto tantissime edizioni, in cui gli uomini sono stati chiamati Homo sapiens. Tra l'altro, torniamo alle banane famose, le banane le ha chiamate musa paradisiaca, perché così ha trovato una leggenda che diceva che il frutto di Adamo ed Eva del peccato originale non è la mela che voi avete in mente, perché io sono un bibliotecario e sono abituato a cercare, le fonti non parlano di mela, parlano di frutto, la mela è una fake news, una bufala, ok? C'è una tradizione ebraica che invece dice che era la banana il frutto, anche quella è una tradizione apocrifa, perché non si sa, ovviamente, a parte che è un racconto mitico, quindi, però non è la mela, è un frutto.
Per lui era la banana, per lui l'ha chiamata musa paradisiaca. E quando ha iniziato a dare i nomi alle cose, poi si è ricordato di quella storia dell'immoralità. E se voi andate a leggere qualcosa di Linneo, ha dato dei nomi veramente a volte un pochino provocatori, cioè proprio se ne era legata al dito questa roba. Ma la cosa che vi voglio dire, e poi chiudo, è che di Linneo tutti dicono che lui ha inventato i nomi. Lui non ha inventato i nomi, lui non guardava i nomi. Linneo ha avuto un'intuizione meravigliosa, lui guardava le somiglianze. Lui è stato rivoluzionario perché è andato a cercare le somiglianze per determinare le specie. E quando si dice somiglianza, si dice parentela. E quando si dice parentela, si dice come mai c'è questa somiglianza. Senza Linneo, Darwin non si sarebbe chiesto che cosa lega tra loro le varie specie, 100 anni dopo. E quindi questo svedese un po' strano, un po' così, che poi era diventato il medico personale del re di Svezia, era diventato famoso, eccetera, ha il coraggio di inserire l'uomo dentro il sistema della natura. E questo crea uno scandalo molto più che la banana, l'immoralità, gli accoppiamenti delle piante. E lui in una lettera scrive una cosa bellissima. Lui dice: a me non interessano i nomi. Lui che li aveva inventati, dice: a me non interessano i nomi, a me interessano le somiglianze, quello che io vedo, quello che io scopro. E se io dovessi dire che a livello generale tra un uomo e una scimmia ci sono delle somiglianze, io lo devo dire. Lì però chiama l'uomo che aveva lasciato senza specificazioni, lo chiama sapiens, l'uomo che è cosciente di sapere. Però oggi forse scopriamo che homo, che non è l'unico sapiens homo, perché oggi abbiamo l'onore di conoscere una nostra specie sorella, che forse anche lei era sapiens, magari in un modo diverso da come lo siamo noi, magari migliore, ma comunque diverso. Ci spiega tutto il nostro splendido ospite di stasera, Giorgio Manzi. Grazie. Sì, buonasera. Spero non si senta troppo forte. Sì, parliamo di Neanderthal, che è un, come dire, un proprio un icona della paleoantropologia, la scienza delle nostre origini, lo studio del nostro passato, ha alcuni punti di riferimento noti a tutti. Uno è sicuramente la famosissima Lucy, no? Chi è che non conosce quell'australopitecina scoperta in Africa antica di 3 milioni e 200 mila anni dal presente. E un'altra icona è sicuramente il Neanderthal. Però, come diceva prima Ermanno, forse Neanderthal è un nome che riusciamo a riempire, no? Di significati fino a un certo punto, e proviamo a farlo questa sera. Abbiamo un'oretta di tempo e cerchiamo di familiarizzare con questi personaggi di un passato remoto, che poi tanto remoto non è, come vedremo, insomma. Loro sono in realtà stati i nostri contemporanei. L'unica differenza è che loro si sono estinti, ma insomma, per molto tempo sono stati insieme a noi su questa terra. E qua avete due immagini così, del tutto evocative, di un maschio e di una femmina della specie Homo neanderthalensis, così come oggi vengono ricostruiti dai paleoartisti. Ma la nostra storia comincia con un cucciolo, un cranietto, un piccolo cranio rinvenuto in Belgio. Siamo agli inizi, nei primi decenni dell'Ottocento, e questo cranio sarebbe potuto essere il primo Neanderthal, se qualcuno avesse capito di cosa si trattava. In realtà, forse proprio perché si tratta di un individuo in età di accrescimento, forse perché all'epoca non se ne sapeva nulla. Fatto sta che questo cranietto, che oggi
col senno di poi riconosciamo come un bambino neandertaliano, nessuno lo capisce. Siamo in Belgio, siamo negli anni 20 dell'Ottocento e si incominciano a cercare le stratigrafie e i reperti all'interno degli strati geologici, avendo il sospetto che ci sia un passato remoto dell'umanità. E questo granietto finisce tra le stranezze di questo passato remoto. C'è un altro reperto che non avrà la fama che avrebbe meritato e viene scoperto un paio di decenni dopo a Gibilterra. È questo cranio, un cranio di un individuo di sesso femminile, presumibilmente, che viene scoperto nel 1848 in una cava nella rocca di Gibilterra, sapete, proprio quella punta meridionale della penisola iberica che proprio guarda l'Africa. E quella che avete lì sulla sinistra è quella che oggi viene proposta come ricostruzione di come poteva apparire questa donna nella realtà. È una di queste opere straordinarie che fanno i paleoartisti. I paleoartisti sono dei nostri colleghi, perché c'è molta sapienza nel loro lavoro, ma anche molta capacità, sia tecnica. Questo non è la foto di una persona viva, è un pupazzo di silicone, un modello iperrealistico, come viene chiamato. E c'è anche molta capacità da parte di questi paleoartisti di trasmettere delle emozioni. Questa donna di 100-150 mila anni fa è stata ricostruita dai due gemelli Kennis, che forse sono i migliori paleoartisti in circolazione. Sono due che riescono a dare a queste ricostruzioni che fanno in silicone, da un lato il riscontro di tutte le conoscenze scientifiche che noi abbiamo oggi, dall'altro la capacità emozionale di attrarre in qualche modo l'attenzione di noi che guardiamo. Comunque, al di là della ricostruzione dei Kennis, questo è un cranio che viene scoperto a Gibilterra e che finisce al British Museum a Londra, Natural History Museum di Londra. È un po' come una stranezza, un cranio umano strano, finisce lì. Bisognerà aspettare il 1856, quando viene scoperto uno scheletro quasi completo, molti resti di uno scheletro, in una grotta che si chiama Feldhofer, nella valle intitolata a quel musicista tedesco del Seicento, Joachim Neumann, che detto alla greca si dice Neander, e questa è la valle che è stata intitolata proprio al musicista del Seicento, e difatti si chiama Neandertal, tal significa valle in tedesco. E i resti dell'uomo preistorico vengono scoperti per caso da degli operai che stanno tirando via i sedimenti da un fianco della valle, in particolare in una grotta che non c'è più, e questi resti non vengono buttati, grazie a quel signore che si chiama Johann Karl Furroth, che era un professore di ginnasio, che incuriosito da questa scoperta li conserva. Poi questi resti vengono passati a un altro tedesco, Schaffhausen, che li studia, ma insomma si intuisce che si tratta di qualcosa di davvero particolare. Sono i resti di uno scheletro umano, non c'è dubbio, ma uno scheletro umano che ha delle stranezze. Non so, penso che anche voi potete apprezzare che quel cranio, si vede lì la parte superiore di una calotta cranica, non è esattamente come il nostro, ha dei rilievi sovraorbitari piuttosto importanti, è un cranio allungato, schiacciato,
poi guardando bene a tutte le ossa, in realtà si scopre che ciascuna, per quanto siano resti di uno scheletro umano, però ciascuna ha delle caratteristiche particolari. Insomma, è questo e non la donna di Gibilterra o il bambino di Engie in Belgio, è questo scheletro umano che verrà poi nominato Homo Neanderthalensis. Il nome evoca semplicemente la valle dove è stato scoperto, ma come c'è scritto nel titolo di questa slide, quella che propone William King, che era un geologo britannico, alcuni anni dopo, la scoperta, come avete visto, è del 56, la denominazione Homo Neanderthalensis è del 64, 1864. Dicevo, il nome Neanderthalensis vuol dire poco, semplicemente evoca il nome della valle, ma di per sé è un momento storico, perché è la prima volta che dei resti scheletrici vengono attribuiti a una specie umana diversa dalla nostra. È una specie del genere Homo, quindi vicina a noi, ma al tempo stesso diversa da noi, perché non è Homo sapiens, è qualche altra cosa. E questa sentenza, come la chiamo io, che è il risultato di un ragionamento che William King fa, produce un risultato straordinario. È veramente, potremmo dire, il battesimo di una scienza nuova, la scienza delle nostre origini, la paleoantropologia. La scienza che studia forme di vita simili a noi, ma al tempo stesso diverse da noi ed estinte. È la prima denominazione di una specie umana estinta. Tra l'altro, lì vi riporto una nota a piedi pagina in cui William King si pone anche il problema che forse non è proprio Homo Neanderthalensis, potrebbe addirittura essere un genere diverso, cioè qualcosa di profondamente diverso da noi, anche se vicino a noi. Da qui nasce tutto, dal punto di vista dello studio della paleoantropologia, della ricerca delle nostre origini, e nasce anche un dibattito, come è sempre stato quando qualche reperto scheletrico che documenta forme umane estinte viene alla luce, subito ci sono degli schieramenti, dei punti di vista diversi. C'è chi, come William King, crede che si tratti di una specie umana estinta. C'è chi dice, ma no, ma questo è un caso patologico, è semplicemente uno di noi malato. E quindi le stranezze anatomiche di questo scheletro altro non sono che il risultato di magari forme artritiche, oppure c'è addirittura chi dice, ma probabilmente è un cosacco sfuggito dall'inseguimento... cioè che inseguendo le armate napoleoniche dopo la disfatta della Beresina, ferito, si sia andato a rintanare in questa grotta e lì sia morto. E perché un cosacco? Beh, perché ha i femori un po' ricurvi e i cosacchi andavano a cavallo, quindi... E poi perché ha quelle forti rilievi sopra le orbite? Beh, perché i cosacchi vivono in un posto molto freddo e quindi aggrottando sempre le sopracciglia gli sono venute fuori quelle arcate sovraorbitali. Il cosacco rachitico, come ha scritto un mio collega nel titolo di un libro che purtroppo non è mai stato tradotto in italiano. E punti di vista diversi, dicevo. Tra i tanti punti di vista diversi c'è quello di Thomas Henry Huxley. Sapete chi è Huxley? Huxley è quello che passa per essere stato il mastino di Darwin, l'uomo che, a differenza di Darwin, si è messo di fronte al pubblico per difendere la neonata teoria dell'evoluzione. Tra l'altro, le date qui sono molto importanti. La scoperta del Neanderthal, cioè dello scheletro della valle di Neander, del 1856, la sua denominazione del 64. Questo libro di Thomas Henry Huxley, Il posto dell'uomo nella natura, del 63. Il libro fondamentale della teoria dell'evoluzione, L'origine delle specie, di Charles Darwin, del 1859. Vedete, siamo sempre intorno a questi anni. Evidentemente i tempi sono maturi perché si possa parlare di evoluzione anche nel caso della specie umana.
E Huxley, da par suo, scrive questo libro, sì, in inglese suona come Evidence as to Man's Place in Nature, cioè il posto dell'uomo nella natura, che è un libro fondamentale, il primo libro in cui si affronta in maniera proprio ampia, prendendo tutta l'eredità dei Linneo, dei Buffon, dei Lamarck e dello stesso Darwin, prendendo tutta questa eredità e cercando di mettere ordine nelle relazioni che ci sono tra l'uomo e gli altri esseri viventi. Huxley arriva a dire che esiste un piccolo gruppo di scimmie, che sono quelle che chiamiamo appunto, non a caso, scimmie antropomorfe, a cui l'uomo è strettamente legato morfologicamente, biologicamente e quindi probabilmente anche storicamente. Sono i nostri parenti stretti, gli scimpanzé, i gorilla, gli orangutang. E questo piccolo drappello di scimmie antropomorfe è così, come posso dire, unito, è così, sono specie tra loro così prossime da distaccare poi tutto il resto delle scimmie e da lì tutti gli altri esseri viventi. Quindi veramente sono i nostri parenti più prossimi, e in questo libro Huxley entra nei dettagli di tutto questo, ed è quello che si può fare all'epoca, non si hanno troppi fossili, si possono fare dei confronti tra esseri viventi, però appunto un fossile c'è, quello della Valle di Neander, e Huxley lo prende in considerazione. Io qui vi riporto questa figurina qui sulla destra in basso, che è una di quelle in cui Huxley appunto confronta il nuovo reperto, che è questa calotta che vedete qui di cui si vede appena la silhouette, con un cranio umano moderno, un cranio di Homo sapiens. E arriva a mostrare con chiarezza che si tratta di morfologie diverse, ma arriva anche a dire che questo forse non è l'antenato che si va cercando, perché è vero, è diverso da noi, ma al tempo stesso ha una grande testa. Dentro questo cranio che si intravede nelle immagini che vi ho mostrato, per esempio eccolo qua, no, con le sue arcate sovraorbitarie, dentro questa scatola cranica c'è un cervello molto grande. Effettivamente sappiamo oggi che i Neanderthal avevano un cervello molto grande, forse in media addirittura più grande del nostro, e questo cervello è comunque raccolto all'interno di una scatola cranica conformata in maniera differente. Ma per quanto sia differente, è così grande che mal si presta per essere quello che si andava cercando all'epoca, cioè l'anello mancante, questa strana via di mezzo tra la scimmia e l'uomo, come si diceva nell'Ottocento. Per essere un anello mancante, un pitecantropo dovrebbe avere un cervello intermedio tra i 500 millilitri, il mezzo litro di volume encefalico di uno scimpanzé e i 1500 di un uomo moderno. Il Neanderthal ha lo stesso volume, per cui è inadatto per essere l'antenato. Quindi quella di Huxley è un punto di vista molto interessante, perché mentre da un lato si rende conto che può trattarsi di una forma umana estinta, magari proprio Homo neanderthalensis, come un anno dopo la chiamerà William King, però al tempo stesso è qualcosa di molto vicino a noi, capisce che più che essere un antenato è una specie di fratello estinto, una forma umana che deriva da forme più arcaiche e come noi ha sviluppato un grande cervello, ma in una maniera diversa. È un po' il titolo della nostra chiacchierata di stasera, diversamente umano. E questo tipo di dibattito, da l'ipotesi che si tratti appunto di una specie umana estinta o addirittura di un genere umano estinto, William King, a quelli che dicono che è un cosacco, a quelli che dicono che è un rachitico, a Huxley che in maniera più sofisticata, no, argomenta qualcosa che ha a che fare con l'evoluzione, ma capendo il senso di questa evoluzione, queste varie sfaccettature del dibattito dureranno fino a oggi.
Ancora oggi si discute se i Neanderthal siano stati nostri antenati, nostri conspecifici, nostri fratelli estinti, nel senso una specie diversa che a differenza di noi si è estinta. Vediamo un attimo come vanno avanti le cose. Il dibattito, almeno le punte più accese dell'atteggiamento negativo nei confronti di quello scheletro della Valle di Neander, si devono placare quando nel 1886, quindi diversi decenni dopo, vengono scoperti due altri scheletri uguali a quelli della Valle di Neander. Sono i due scheletri di Spi, un altro sito in Belgio, dove appunto, come vedete da questa immagine, le caratteristiche dell'uomo di Neanderthal vengono riproposte così come nello scheletro della valle omonima. Allora, è difficile che si tratti ben di tre cosacchi, e tutti e tre rachitici. Qua probabilmente effettivamente si tratta di una forma umana estinta che ha caratteristiche simili e al tempo stesso diverse da noi. Un grande cervello accolto in un cranio basso, con dei rilievi sovraorbitari marcati e con delle ossa che hanno delle particolarità che li differenziano da noi. E questa storia continua per tutti i decenni dell'Ottocento fino a... Io vi ho segnalato soprattutto la scoperta, l'ultima riga di questa slide, la scoperta di La Chapelle aux Saints, un sito francese, che è anche quello scheletro che vedete rappresentato lì sullo sfondo, sulla destra, che intorno al 1911, 12, 13, dà luogo alla prima monografia sull'uomo di Neanderthal. È la prima volta che viene in qualche modo descritto in maniera dettagliata uno scheletro intero, in realtà non esiste uno scheletro intero di Neanderthal, insomma uno scheletro abbastanza completo di Neanderthal, o meglio, uno scheletro intero di Neanderthal esiste. Si trova in Italia, in una grotta che si chiama Lama Lunga, vicino Altamura, in Puglia. Però purtroppo sono più di 20 anni che aspettiamo che possa essere estratto da quella grotta e lo si possa studiare, ma ci sono tutta una serie di questioni di cui bisognerebbe parlare col ministro Franceschini una volta o l'altra. E lo scheletro completo del Neanderthal lo abbiamo qui in Italia, molti altri scheletri quasi completi di Neanderthal sono stati scoperti nel tempo, quello della valle omonima, quelli di Spi che abbiamo visto, e questo di La Chapelle aux Saints, che è quello che intorno al 1911 dà luogo alla prima monografia in cui uno scheletro neandertaliano viene descritto in maniera abbastanza completa. È una monografia straordinaria, un'opera assolutamente ben fatta da Marcelin Boule, che era uno specialista di Parigi, ma al tempo stesso contiene alcuni errori legati alla ricostruzione della base del cranio, ad altri aspetti, soprattutto alcune equivoci che derivano dal fatto che questo è un individuo abbastanza avanti con gli anni. Lo potete capire anche per esempio dal riassorbimento alveolare, vedete qui la mandibola com'è rimodellata. Questo era un individuo che aveva perso i denti in vita e le ossa si sono rimodellate di conseguenza, e questo comporta una serie anche di artriti, davvero qua. Questo davvero era un individuo artritico. Ma per gli anni, per l'età avanzata, diciamo, che aveva raggiunto. E quindi non rappresenta l'umanità dei Neanderthal, ma lo diventa in quanto è oggetto di questa prima monografia. Ed è l'epoca questa dei primi decenni del Novecento in cui i Neanderthal finiscono in una specie di disattenzione da parte del mondo scientifico. Vengono considerati una forma regredita. Non sono l'antenato, non sono neanche il fratello estinto, come diceva Huxley, sono addirittura una forma regredita di umanità. E forse gli sta bene il nome Homo Neanderthalensis, o addirittura quello che
William King avrebbe voluto dare di nome di genere diverso. È una fase, diciamo, dello studio dell'evoluzione, della ricerca sull'uomo di Neanderthal, che ne ha vissute tante di fasi nel corso di 150 anni di storia. All'inizio considerato, come abbiamo visto, in vario modo, poi appunto una forma regredita, poi verso la metà del Novecento verrà considerato invece molto più prossimo a noi, proprio per il suo grande cervello, e quindi tutti noi abbiamo imparato dai libri di scuola a chiamarlo Homo sapiens neanderthalensis, cioè qualcosa che fa parte della nostra specie, come sottospecie. E poi, come vedremo, abbiamo capito che forse aveva ragione Huxley a considerarlo una specie diversa, anche se molto simile a noi. Comunque, vediamo come appunto lo possiamo considerare oggi il Neanderthal, i Neanderthal. Questo grafico sarà l'oggetto di future conferenze che faremo qua, visto che mi hai minacciato di ulteriori inviti. Perché questo è un grafico che riguarda tutta l'evoluzione umana, no? E ve l'ho portato soltanto per farvi capire come oggi abbiamo ben chiaro il fatto che i Neanderthal sono uno degli ultimi tasselli di una storia molto più complessa, che riguarda alcuni milioni di anni, e tutte queste barrette che vedete sono le varie forme di vita estinte che consideriamo nostri antenati diretti, insomma, o perlomeno legati alla nostra storia. Sono tutti quelli che alcuni chiamano ominina, cioè scimmie antropomorfe, bipedi, che via via si caratterizzano sempre di più in chiave umana. Tant'è che tutta la parte blu di questo grafico, vedete che le varie barrette sono caratterizzate da una H davanti, proprio perché sono tutte specie del genere Homo, mentre qui siamo nel mondo del genere Australopithecus, questo significa questa A, questo è il genere Paranthropus, insomma è una storia complicata, una storia ramificata, è lunga e complessa dell'evoluzione umana, e vedete come i Neanderthal sono così vicini a noi anche nel tempo, e vi dicevo già all'inizio che di fatto per molto tempo sono stati i nostri contemporanei. Questa è la storia della nostra specie che comincia circa 200.000 anni fa in Africa, questa è la storia dei Neanderthal che più o meno nello stesso periodo invece si sviluppa in Europa. Quindi quella dei Neanderthal è una storia che arriva tardi, diciamo così, nell'evoluzione umana, arriva dopo che per molto tempo a dominare la scena è stato il fenomeno del bipedismo, e poi con la comparsa del genere Homo inizia una storia che è una storia di encefalizzazione, cioè i nostri antenati bipedi iniziano a sviluppare un cervello sempre più grande, a produrre manufatti del paleolitico, fino ad arrivare alla caratterizzazione delle ultime forme del genere Homo, tra cui ci siamo noi. Questo è un altro modo di vedere la stessa storia, ma soltanto per quanto riguarda gli ultimi 2 milioni di anni. Avete visto prima che parlavamo di 7 milioni di anni, se invece ci occupiamo soltanto degli ultimi 2 e ci occupiamo soltanto di questa parte blu del grafico, possiamo capire meglio la storia distribuendo i nostri fossili in un areale geografico più ampio, che è quello che riguarda non solo l'Africa ma anche tutta l'Eurasia, e così facendo capiamo meglio com'è stata la storia dell'evoluzione del genere Homo. A partire da un'origine africana ci sono state poi successive diffusioni geografiche,
La prima è quella che ha dato origine a tutti questi rami che qui sono colorati in blu, e poi c'è una storia successiva che è quella della parte verde del grafico, e poi c'è un'ulteriore diffusione geografica che è quella che qui sono stato costretto a rappresentare con un grande triangolo arancione, tanto è rapida la diffusione geografica di Homo sapiens, la nostra specie. Quindi una storia complicata, caratterizzata da varie fasi. Questa è la fase del genere Homo, la fase dell'encefalizzazione, la fase delle successive diffusioni geografiche, con la caratterizzazione locale di forme umane diverse, e tra queste ci sono i Neanderthal. I Neanderthal sono la parte rossa di questo grafico. Soltanto questa barretta qui, quasi contemporanea, come abbiamo visto anche precedentemente, alle origini della nostra specie e alla sua diffusione geografica. Quindi cerchiamo di capire un attimo meglio come tutto questo possa essere avvenuto, a partire da una specie umana più arcaica, che è quella qui rappresentata in verde. Sono le specie che le varietà della specie che chiamiamo Homo heidelbergensis, che come vedete si sono sviluppate in tre distinti rami geografici e hanno, nel caso dell'Europa, portato alla comparsa dei Neanderthal. Questa è veramente la storia dei Neanderthal, è una storia europea. La storia di Homo neanderthalensis sappiamo oggi che è una storia che ha a che fare con il continente nel quale noi viviamo oggi. Come ha scritto un mio amico e collega, i veri europei sono loro, i Neanderthal, che si sono evoluti nel corso del tempo, e un tempo molto lungo, vedete, circa... scusate, sbaglio tasto, circa mezzo milione di anni, questo è l'ultimo milione di anni, e da qui parte il mezzo milione di anni. Vedete che questa storia, questa linea che ha a che fare con il nostro continente, ha prima un ramo che riferiamo alla specie Homo heidelbergensis, che poi, per così dire, diventa Homo neanderthalensis, la specie dei Neanderthal. Come avviene tutto ciò? Possiamo ricostruire abbastanza bene questa storia, anche perché i Neanderthal, proprio perché li conosciamo da tanto tempo e proprio perché sono relativamente vicini a noi nel tempo, ormai riusciamo a capirne parecchi aspetti. Vedete, qui vi ho portato alcuni esempi di come possiamo anche ricostruire addirittura i processi di accrescimento e sviluppo in Homo neanderthalensis. Abbiamo reperti di individui in età neonatale, come questo che viene da una regione della Russia meridionale, o individui un po' più grandi, come questo che viene dalla Siria. E insomma, possiamo praticamente creare delle serie addirittura di accrescimento scheletrico nel corso del tempo, anche grazie ai nuovi metodi della paleoantropologia, che si basano ormai non tanto più sulle misure che si prendevano una volta con il calibro, ma su informazioni che derivano dall'acquisizione digitale che noi possiamo avere di questi reperti grazie alla tomografia computerizzata, quella che comunemente chiamiamo TAC, o altri sistemi che acquisiscono il dato dei fossili in maniera molto versatile, come vedete. E sulla base di questo insieme di informazioni che noi abbiamo, e sulla base anche di un'altra grande quantità di informazioni che ci derivano dal dato, come si dice, paleoecologico, cioè le informazioni che ci derivano dalle faune, dalle flore, dei siti preistorici che si diluiscono nel corso del tempo, e da ciò che possiamo ricostruire in termini di curve climatiche. Quella che avete qui sotto è una curva climatica che oggi ricostruiamo sulla base di questi carotaggi che facciamo nei fondali oceanici, che ci danno informazioni sulle oscillazioni del clima nel corso del tempo. Quello che si capisce abbastanza bene è che
I Neanderthal e i loro antenati sono vissuti in un'epoca in cui faceva piuttosto freddo, o comunque a intervalli regolari il clima scendeva con dei picchi profondi verso il basso. Vedete, qui 2 milioni di anni fa il clima era diverso, era più alta la curva, e poi via via va scendendo, e intorno a 1 milione di anni fa si abbassa drammaticamente con queste cadute verso il basso, che altri non sono che quelle che comunemente chiamiamo le glaciazioni del Quaternario. Ce ne sono state alcune particolarmente brutali, potremmo dire, come questa. Questa è quella che tecnicamente noi chiamiamo lo stadio isotopico 16, che vi ho riportato anche quassù, e vedete che effetto che ha avuto. È riuscita a eliminare i primi abitanti d'Europa. Probabilmente queste prime forme che popolarono l'Europa, che riferiamo in base a dei resti trovati in Spagna con il nome di Homo antecessor, probabilmente si estinguono in corrispondenza di questa fase. E anche in Africa, questa è la linea dell'Africa, in questo stesso periodo di tempo abbiamo pochissimi fossili, perché mentre al nord c'era la glaciazione, in territori più tropicali c'era un clima talmente torrido che le popolazioni dovevano essere molto piccole, molto sparpagliate, molto rarefatte, e quindi pochi individui, piccoli gruppi, e di conseguenza anche pochi fossili, tant'è che abbiamo difficoltà a ricostruire le origini di questa specie che chiamiamo Homo heidelbergensis, e da qui deriva questo punto interrogativo. Non sappiamo esattamente se sia comparso in Africa, e non conosciamo tutta questa prima fase della sua esistenza né in Africa né in Europa né in Asia. Questo è lo stadio isotopico 16, ha prodotto, vedete quanto è profondo e quanto è stato lungo, ma ce ne sono stati altri di glaciazioni. L'ultima è questa qui, che non ho neanche segnato in azzurro, è quella proprio nella quale sono vissuti gli ultimi Neanderthal. Ma quello che mi interessava qui sottolineare sono le fasi precedenti, che se ci immaginiamo che cosa possono aver comportato sui territori europei, ci dicono qualcosa di importante su come sia avvenuta l'evoluzione dei Neanderthal. L'evoluzione dei Neanderthal dalle popolazioni della specie precedente, che chiamiamo Homo heidelbergensis, probabilmente sono avvenuti per, come c'è scritto nel titolo di questa slide, per strettoie climatiche e demografiche. A ogni glaciazione il clima creava delle sfide talmente drammatiche per le popolazioni da renderle sempre più ridotte, sempre più marginalizzate. Le popolazioni che vivevano in Europa, al nord del Mediterraneo, venivano contratte verso il sud, verso la nostra regione, più peninsulari, verso la Spagna, la Grecia, e mentre il resto del continente veniva coperto da coltri di ghiaccio. Considerate che in certe glaciazioni abbiamo l'attestazione che in Puglia c'erano i pinguini, per darvi un'idea di come poteva essere diverso il clima. Queste crisi climatiche corrispondevano ad altrettante crisi demografiche, e in queste crisi demografiche facilmente si fissavano delle caratteristiche nelle popolazioni umane. Queste caratteristiche, fissatesi in quei momenti particolari, poi rimanevano nel tempo a caratterizzare sempre di più le popolazioni. È così che da forme più arcaiche, come quelle che chiamiamo Homo heidelbergensis, si caratterizzano sempre di più i Neanderthal. Si caratterizzano perché vengono selezionati, quindi ci sono degli adattamenti all'ambiente freddo, quindi c'è una selezione naturale per caratteristiche adattative legate all'ambiente freddo, e c'è anche un fenomeno che noi chiamiamo deriva genica, cioè dei cambiamenti che sono semplicemente legati ai piccoli gruppi nei quali per consanguinità
si fissano delle caratteristiche genetiche che non necessariamente sono adattative, ma che sono il risultato di questo, di queste ridotte dimensioni delle popolazioni. Ah, morale, da una specie arcaica che chiamiamo Homo heidelbergensi, che qui è rappresentata da questo grande triangolo, si vanno caratterizzando sempre di più i Neanderthal in Europa, e tra l'altro contemporaneamente qualcosa del genere succede in Africa, ma quello porta alla comparsa della nostra specie, che vedremo ricomparire tra un attimo. Alla fine abbiamo i Neanderthal. Questo coso è scomodissimo. Ci sto litigando da circa un'ora. Alla fine abbiamo i Neanderthal. Qua vi ho rappresentato i tre reperti più importanti che abbiamo in Italia, a parte l'uomo di Altamura, che è lo scheletro di cui vi dicevo prima. Sono tutti i reperti che si trovano nel Lazio. Questi sono stati scoperti addirittura a Roma. Pochi sanno che Roma ha un'antichità che va molto più indietro dei re e degli imperatori romani, ma risale addirittura a 120, 150, 300 mila anni fa, quando Roma era popolata da elefanti, ippopotami, e prima Homo heidelbergensis e poi i Neanderthal. E i Neanderthal migliori che abbiamo per documentare questa storia sono questi due crani, che vengono da un sito che si chiama Sacco Pastore, vedete anche qui nella cartina indicato, qui proprio nella periferia nord-est di Roma. E poi il famoso cranio del Monte Circeo, si chiama Guattari 1, è un tipico Neanderthal, un Neanderthal molto noto, diciamo, tra gli addetti ai lavori. Ora, a parte i tre crani che ci sono sopra, qui vedete un po' quello che io cercavo a parole di descrivervi prima, cioè gli effetti delle glaciazioni con queste calotte glaciali che si estendono verso il sud, e i Neanderthal e i loro antenati che vengono regolarmente spinti verso i territori più meridionali, o che nelle fasi in cui i ghiacciai si ritirano tendono a riespandersi nel resto d'Europa, arrivando anche in Vicino Oriente, arrivando addirittura in questi territori siberiani. Abbiamo trovato evidenze dei Neanderthal anche qui, o addirittura qui su, che siamo praticamente in Siberia, in una regione detta dei Monti Altai, che è praticamente al confine tra la Siberia e la Mongolia. Da questo si capisce che i Neanderthal sono stati una specie tipicamente europea o comunque settentrionale, una specie che aveva questa diffusione a nord del Mediterraneo, che si spingeva anche verso Oriente, sempre a latitudini settentrionali. Di Neanderthal ne abbiamo ormai diversi. Vi dicevo, non abbiamo uno scheletro che sia davvero completo, a parte quello di Altamura, ma diversi reperti ci documentano una variabilità dei Neanderthal. Non siamo più a metà dell'Ottocento con un reperto o pochi altri reperti via via che si accumulano, ma ormai il mondo dei Neanderthal è un mondo che conosciamo piuttosto bene. Possiamo studiare anche la variabilità dei Neanderthal. E i Neanderthal hanno delle caratteristiche uniche. Lo avevano capito i nostri maestri dell'Ottocento, lo capiamo ancora meglio oggi. Sapete, c'è una storiella che a metà del Novecento andava abbastanza di moda, che diceva che se un Neanderthal venisse vestito bene, con la cravatta e magari un cappello sulla testa, nessuno lo riconoscerebbe nella metropolitana di New York, così si diceva. Adesso vi spiego come si fa a riconoscere un Neanderthal nella metropolitana di New York, perché i Neanderthal hanno delle caratteristiche davvero uniche, e magari levandogli il cappello, perché quello indubbiamente un po' copre, non esiste un essere umano attuale che abbia quelle caratteristiche.
I Neanderthal, come si vede anche da questo disegno, avevano un cranio particolarissimo, grande, enorme, con un grande cervello, come già si intuiva dai primi reperti, ma accolto in una scatola cranica particolarissima. Qua vi ho portato due dei reperti che meglio rappresentano questa umanità, il nostro cranio del Monte Circeo, quello che c'è scritto Guattari 1, e un cranio francese da un sito che si chiama La Ferassie, una delle tante scoperte della seconda metà dell'Ottocento. Quello che si vede è che, appunto, come già vi ho detto più di una volta, il cranio dei Neanderthal è basso e allungato anteroposteriormente. Di solito si fa il paragone tra la nostra testa, che ha più o meno la forma di una palla, io porto i capelli corti appositamente per mostrare questa caratteristica, di una palla di calcio, mentre i Neanderthal avevano più la forma di una palla da rugby, no? Questa è una caratteristica saliente che si vede molto bene anche in questo confronto tra un cranio moderno sulla destra e un cranio neandertaliano sulla sinistra. Queste sono ricostruzioni basate su dati tomografici, la TAC che dicevamo prima, e le ricostruzioni che si possono fare risultano molto efficaci anche dal punto di vista puramente visivo, ma quello che avete sulla sinistra altri non è che è proprio il cranio di La Ferassie 1, quello che vedete anche qui rappresentato. Inoltre, i Neanderthal avevano delle caratteristiche che conseguono da questa conformazione della scatola cranica. Per esempio il famoso chignon, come dicono i francesi, cioè questa specie di protuberanza posteriore della scatola cranica. Oppure la forma cosiddetta embombe, sempre parlando in francese, perché noi, se vi guardate allo specchio, noi abbiamo un cranio che, visto da davanti o da dietro, alle pareti laterali piuttosto verticali. I Neanderthal no, sono gli unici nostri antenati ad avere un cranio con le pareti ricurve lateralmente. Si intuisce anche da queste immagini, vedete qui, si intuisce la rotondità di questa parte laterale del cranio, che è legata proprio a un grande cervello che c'è dentro, uno sviluppo in lunghezza del cranio e anche in larghezza, senza che questo cranio si sviluppi nel senso in cui si è sviluppato invece nella nostra specie, cioè in altezza. Questo è una caratteristica veramente unica, ma non c'è solo questa. Per esempio la faccia dei Neanderthal era molto particolare. I Neanderthal avevano una faccia vista dall'alto come a cuneo, mentre la nostra ha molte più angolature. Oppure i Neanderthal avevano dei segreti all'interno del cranio. Per esempio le strutture dell'orecchio interno di un Neanderthal sono uniche, non solo tra gli umani, ma addirittura nell'ordine dei primati. Avevano una caratteristica unica soprattutto a livello di queste strutture dell'orecchio interno che si chiamano, come molti di voi sanno, canali semicircolari. Sono le strutture per la propriocezione dell'equilibrio. In pratica ci dicono come sta messa la testa rispetto allo spazio circostante. E i Neanderthal avevano una caratterizzazione unica nel fatto che questo canale semicircolare è molto basso rispetto al piano disegnato da quest'altro canale semicircolare orizzontale. È una caratteristica unica che probabilmente ha a che fare proprio con questo strano connubio del cranio neandertaliano tra un grande cervello, quindi un grande cranio, ma molto allungato anteroposteriormente, che quindi ha trovato un equilibrio strano sulla colonna vertebrale e che a cascata si ripercuote nella caratterizzazione di questi canali semicircolari. Tutto questo ovviamente si può studiare proprio con quei metodi che vi dicevo prima, come la tomografia computerizzata. Vedete quanto sono piccoli questi canali semicircolari qui all'interno di questo cranietto di un bambino. Ma i Neanderthal erano unici anche per quanto riguarda lo scheletro. Qua avete uno scheletro moderno di uno di noi, e questo è
La ricostruzione che hanno fatto all'American Museum Natural History di uno scheletro neandertaliano, combinando le parti migliori degli scheletri più completi che si hanno a disposizione. Ora, se li guardate a prima vista, si vede che sono due scheletri umani, né più né meno. Ma se io incomincio a prendere in considerazione osso per osso, mi rendo conto che il Neanderthal ha delle caratteristiche uniche. Adesso non abbiamo né il tempo né la voglia, direi, a quest'ora di entrare in dettagli, ma affidatevi che ciascuna di quelle ossa ha delle caratteristiche particolari. Faccio un esempio per tutti. La cavità della scapola, che dove si articola l'omero, è costituita da una specie di cucchiaino d'osso. Ora io posso riconoscere la conformazione di questo cucchiaino d'osso se è di un Neanderthal o di un Sapiens, cioè erano diversi anche in questi minimi dettagli. Per non parlare del bacino, vedete il bacino come è ampio, è molto diverso dalla conformazione del nostro bacino, o la gabbia toracica, anche come si apre, perché i Neanderthal avevano un grande diametro pelvico e la gabbia toracica in qualche modo asseconda questo grande diametro pelvico, perché alla fine poi i Neanderthal erano molto adattati al freddo e quindi, come tutte le popolazioni anche nostre adattate al freddo, erano tendenzialmente bassi ma larghi, come un barattolo vecchio della Coca-Cola, che era largo e più basso, a differenza di quelli che si fanno adesso, che sono stretti e lunghi. Il volume è sempre lo stesso, ma la superficie è completamente diversa. E un volume più tarchiato è quello, per esempio, degli eschimesi. Le nostre popolazioni adattate al freddo hanno proprio questa caratteristica, cioè sono tendenzialmente basse e con il bacino ampio. Proprio perché in questa conformazione molto più contratta, potremmo dire, il caldo, si dissipa con minore facilità, mentre le popolazioni che devono dissipare molto caldo tendono a essere molto allungate, molto slanciate. Anche questo si riverbera anche addirittura sulla lunghezza degli arti, che sono un'altra fonte di dispersione del calore. Accorciare, dal punto di vista della selezione naturale, gli elementi distali degli arti è qualcosa che favorisce il mantenimento del calore corporeo. I Neanderthal avevano tutte queste caratteristiche che, come vi dicevo prima, probabilmente hanno acquisito nel corso di questi colli di bottiglia, così noi tecnicamente li chiamiamo, che nel corso del tempo le popolazioni che sono state loro antenate hanno via via acquisito, adattandosi al freddo, e quando anche il freddo finiva, ormai le caratteristiche erano state acquisite e per un certo periodo di tempo tendevano a rimanere, perché poi alla fine quello che fa la differenza sono i momenti di strettoia nell'evoluzione, che producono fenomeni selettivi importanti e quindi adattamenti. Dei Neanderthal sappiamo anche moltissimo, qua non abbiamo il tempo di entrare in questo argomento, che è proprio un altro intero capitolo sulla vita dei Neanderthal, sull'ecologia dei Neanderthal, sulle loro relazioni sociali. Avevano, come molte altre popolazioni e specie umane estinte, uno stile di vita che era quello dei cacciatori-raccoglitori. Vivevano di caccia di animali selvaggi e di raccolta di vegetali altrettanto selvatici. Di conseguenza avevano anche una vita piuttosto nomade, un nomadismo annuale. Giravano per gli stessi territori a seconda delle stagioni, e quindi c'erano delle stagioni dove era favorita la raccolta di vegetali in certe aree e viceversa in altre. Per esempio, lavorando per diverso tempo in una grotta del Circeo, dai sedimenti, o meglio dalle faune contenute nei sedimenti e da tutta una serie di considerazioni che abbiamo potuto fare,
è emerso come i Neanderthal andassero al mare d'inverno, al contrario di quello che facciamo noi. Frequentavano le grotte del Circeo, che è un promontorio proprio a ridosso del mare, nei periodi invernali, mentre tendevano a spostarsi verso l'Appennino, durante l'estate, quando il clima lo consentiva. E tutto questo, i sedimenti che si sono accumulati in queste grotte, ci consentono di capirlo con una certa precisione, così come possiamo riconoscere una grotta frequentata dai Neanderthal piuttosto che una grotta frequentata da delle iene, come il famoso cranio del Circeo, ma questo ci porterebbe lontano. Ma la vera rivoluzione si è avuta quando, nel 1997, addirittura dei Neanderthal, oltre che a poterne studiare i fossili, oltre che a poterne studiare i manufatti e i siti preistorici, abbiamo imparato a studiarne il DNA. Proprio su un Neanderthal è stata effettuata la prima estrazione di DNA cosiddetto antico. Anzi, non un Neanderthal, il Neanderthal, cioè quello della valle di Neander del 1856, quello da cui era partita tutta la storia. Quello che vedete qui rappresentato è proprio la calotta cranica dello scheletro di Feldhofer, della valle di Neander, il Neanderthal numero uno, quello su cui fu creata la specie Homo neanderthalensis, e compare sulla copertina di Cell, che è una rivista di biologia molecolare, nel 1997, proprio perché per la prima volta, estraendo della polvere d'osso dalla testa di un omero, di questo scheletro, è stato sequenziato del DNA. Malgrado siano passati 50-60 mila anni dalla morte di questo individuo, c'è ancora del DNA che si può leggere. E questo DNA, era un particolare tipo di DNA quando fu fatta questa prima estrazione, un DNA che noi chiamiamo mitocondriale, perché sta all'interno di certi organuli cellulari che si chiamano mitocondri, come sapete. E questo DNA ha delle caratteristiche molto interessanti per la ricostruzione delle filogenesi, per la ricostruzione dell'evoluzione, e ha detto una cosa che Huxley aveva capito 150 anni prima. Cioè, ha detto che i Neanderthal sono esterni alla nostra variabilità. Hanno un grande cervello, hanno una grande testa, hanno delle caratteristiche umane, ma non sono Homo sapiens neanderthalensis, come fino a quel momento, fino al 1997 si andava dicendo. Sono qualcosa di diverso da Homo sapiens, sono Homo neanderthalensis, come aveva capito William King nel 1864. Guardate, questo grafico dovrebbe parlare da solo. Questa possiamo rappresentarla come la variabilità umana moderna. I Neanderthal stanno tre volte fuori, tre deviazioni standard fuori quella variabilità. Quindi sono qualcosa di vicino a noi, ma al tempo stesso esterno alla nostra variabilità. Questo diceva il DNA mitocondriale nel 1997, queste prime estrazioni fatte, e questo ha continuato a dire il DNA mitocondriale per molto tempo. Tuttora dice queste cose il DNA mitocondriale. Qualcosa di diverso invece dice il DNA nucleare, perché qua questa immagine è di 20 anni dopo, 1997, 2007, 2017. Il signore che vedete rappresentato non è un Neanderthal, ma è Svante Paabo, uno svedese che lavora in Germania da moltissimi anni, anzi è il direttore, uno dei due direttori del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Leipzig, Lipsia in Germania, ed è il grande guru della paleogenetica, cioè dello studio del DNA antico. E è lui che è dietro questa ricerca del 97. È lui che è dietro le ricerche di tutti gli altri 20 anni che hanno seguito. Non è l'unico, ma insomma molti sono suoi allievi. Ed è a lui che dobbiamo
il passaggio allo studio anche del DNA nucleare, non solo quello che c'è dentro i mitocondri, ma quello anche che è nel nucleo delle cellule. Anche quello si è conservato nei Neanderthal e non solo nei Neanderthal, e questo racconta veramente tante altre storie. Racconta tra l'altro la storia che un po' di questo DNA nucleare ce l'abbiamo ancora noi. Mentre il DNA mitocondriale, come abbiamo visto, è del tutto esterno alla nostra variabilità, alcuni segmenti di quello nucleare invece li ritroviamo nel nostro genoma. Ed è questo stato il risultato degli ultimi anni strabiliante, cioè il fatto che si è potuto capire che qualche frammento di DNA neandertaliano è rimasto nel nostro genoma, ovvero i Neanderthal non si sono del tutto estinti, ma sono dentro di noi. Ognuno di noi è come se portasse un pezzetto di DNA neandertaliano. Guardate questa mappa, questo planisfero, e vi indica come le parti blu e rossicce sono quelle dove popolazioni della Terra, e vedete proprio dappertutto, hanno segmenti di DNA neandertaliano. E quelli che non ce l'hanno, il giallo, sono le popolazioni africane al di sotto del Sahara. Quindi, come possiamo interpretare questo dato? Gli africani non hanno il DNA dei Neanderthal, tutti gli altri ce l'hanno. E poi aggiungiamo un dettaglio: tutti gli altri ce l'hanno, ma ognuno ha un pezzetto diverso. Adesso schematizzo molto, ma voglio dire che il piccolo Neanderthal che ho io dentro di me è diverso dal piccolo Neanderthal che c'è dentro l'ermanno, e ognuno di noi ha segmenti diversi del DNA neandertaliano residuo. Se noi montassimo tutti questi segmenti avremmo delle quote molto più ampie di DNA. Ognuno di noi ha in certe parti del genoma un 2-3% di DNA neandertaliano. Guardate questa cifra invece. Se montassimo tutti i pezzetti che ciascuno di noi ha insieme, otterremmo, in termine tecnico si dice, una introgressione del 20% del genoma neandertaliano nel nostro genoma. Cioè molta parte del genoma neandertaliano è entrato in noi, anche se poi si è frammentato in tante piccole parti. E gli africani no. Come la spieghiamo questa storia? Beh, la storia si spiega molto facilmente, secondo molti ricercatori, a cominciare da Svante Paabo, il signore che abbiamo visto prima, per il fatto che la nostra specie è comparsa in Africa, noi Homo sapiens siamo comparsi in Africa, intorno a 200.000 anni fa, e poi ci siamo andati via via diffondendo. Per un lungo periodo di tempo siamo rimasti in Africa, addirittura 100.000 anni, cioè se la nostra specie ha 200.000 anni di vita, la metà di questa storia noi l'abbiamo trascorsa in Africa. Ma poi le popolazioni umane hanno iniziato a tracimare dall'Africa, dall'unico passaggio geograficamente possibile, cioè dal Sinai in pratica. E qui, in quest'area geografica, è probabilmente avvenuta l'ibridazione con i Neanderthal. Vi ricordate, vi avevo fatto vedere prima la distribuzione dei Neanderthal, arrivavano proprio lì in vicino Oriente. E lì, in quell'area geografica, si sono incontrate due umanità diverse, i Sapiens e i Neanderthal, con le loro diverse conformazioni craniche, anche se entrambi con un grande cervello, forse ciascuno con le sue culture. Entrambi cacciatori-raccoglitori, ma forse i Sapiens un pizzico più abili nello sfruttare anche le difficoltà ambientali. I Neanderthal forse avevano qualche barlume di pensiero simbolico. C'è per esempio un sito dalle parti della Valpolicella, non tanto distante da qui,
che sembrerebbe indicare che Neanderthal usavano le penne come ornamenti. Oppure ci sono altri siti, per esempio in Francia, dove i Neanderthal mostrano di aver forato dei denti o altri oggetti per fare come delle collane. Quindi anche i Neanderthal avevano una loro cultura, o come ho scritto in questo titolo di slide, dei barlumi di pensiero simbolico. Ma comunque le due umanità erano molto diverse. Eppure lì in Vicino Oriente le due umanità si sono ibridate. È lì che può essere avvenuta qualche scappatella, come le chiamo io, tale da far entrare quella grande quota di DNA neandertaliano dentro di noi, ed è normale che le popolazioni africane siano le uniche davvero sapiens al 100%, perché sono le uniche a non avere avuto questo contatto. Perché da questo contatto poi le popolazioni umane si sono diffuse in tutto il pianeta, portando con sé il risultato di quelle scappatelle e frammentando l'introgressione del DNA neandertaliano nelle varie popolazioni man mano che si andavano diffondendo. Poi lì vedete anche la parola Denisova, ma questa sera non ne parliamo. Quindi questa potrebbe essere la chiave di lettura che ormai universalmente viene accettata, anche se c'è qualche gruppo resistente, compreso il nostro collega e amico Guido Barbuiani, che continua a sostenere che potrebbero esserci anche altre chiavi di lettura per questa cosa, ma questo fa parte della ricerca. Ci sono dei dati, possono essere interpretati così, possono esserci altre chiavi di lettura, vedremo col tempo, man mano che la ricerca va avanti. Fatto sta che per quanto le due specie si siano ibridate, come vedete l'ibridazione è avvenuta solo in un luogo, cioè in un'area geografica relativamente limitata, o per lo più è avvenuta in quell'area geografica limitata, e quasi esclusivamente in un certo periodo di tempo, cioè al primo contatto. Altrimenti le due specie si sarebbero continuate a ibridare e nel nostro genoma ci sarebbe molto più Neanderthal di quanto c'è, e soprattutto non sarebbe così frammentato come abbiamo visto che è frammentato. Dunque io penso che si tratti di un caso bellissimo di ibridazione interspecifica, cioè l'ibridazione come avviene anche in natura, ci sono casi in cui lo possiamo osservare, tra specie diverse, in cui però in un'area di contatto può avvenire l'ibridazione, ma le due specie rimangono separate. E quindi una delle due tende a sopravvivere e l'altra, se la prima si espande troppo, tende ad estinguersi. Ed è quindi possibile che in qualche modo noi, come sapiens, abbiamo in qualche modo, ci siamo incrociati con i Neanderthal, ma poi, continuando a diffonderci, questi incroci non sono più avvenuti e semmai abbiamo contribuito alla loro estinzione. Avevamo evidentemente qualche prerogativa in più, eravamo cacciatori-raccoglitori come loro, ma eravamo in grado di sfruttare l'ambiente, un ambiente difficile come quello dell'ultima glaciazione, in maniera forse più efficace. E questo ce lo dice il fatto che, piuttosto che dei barlumi di pensiero simbolico, questa nostra testa rotonda ha prodotto delle meraviglie di pensiero simbolico, come sono quelle dell'arte rupestre e mobiliare, delle prime fasi della diffusione, per esempio, di Homo sapiens in Europa. Mentre questi uomini che producono l'arte parietale o le veneri paleolitiche si diffondono e si sviluppano sempre di più, le fiammelle delle popolazioni neandertaliane si affievoliscono e i Neanderthal alla fine si estinguono. Un'ora è passata e io vi ringrazio per l'ascolto. Grazie.
una storia bellissima, affascinante, mi sento un po' Neanderthal, anche voi, anche voi vi vedo. Abbiamo Giorgio Manzi, approfittatene per le domande che volete fargli. Possiamo così approfondire, qui c'è una domanda, qui a metà. No, aspetta, aspetta che registriamo, e arriva la collega col microfono. Qua, qua, qua. Prego. Cedo questo. Sì, adesso sembra funzionare. Ve l'ho detto, la tecnologia è contro di noi stasera, quindi. Prego. L'evoluzione del cervello è ancora in atto, cioè l'ingrandimento del cervello, visto che noi lo usiamo, diciamo, a sproposito. Più, a sproposito anche, sì, ovviamente, in tutti i modi, insomma. C'è ancora questa, abbiamo modo di capire, percepire che c'è un ingrandimento, anche fisico, non solo, diciamo, intellettuale del cervello, visto che sembra che dipenda anche dalla grandezza dell'intelligenza. Dunque, direi di no, ma non so come prendere il discorso perché è un pochino complicato. Bisogna fare la distinzione che noi tecnicamente facciamo tra macroevoluzione e microevoluzione. Cioè i grandi cambiamenti evolutivi, che sono anche quelli che hanno portato al fenomeno dell'encefalizzazione, cioè lo sviluppo progressivo di questa testa, del cervello al suo interno, avvengono in determinate circostanze. In una specie come la nostra, e soprattutto come la nostra, cioè una grande specie molto mobile, molto interfeconda, nel senso che siamo ormai un unico popolo su tutto il pianeta, tende ad avere delle caratteristiche che si equilibrano le une con le altre. Piuttosto che esserci dei cambiamenti importanti in un senso o in un altro, c'è la tendenza a mantenere fondamentalmente le caratteristiche preesistenti. Tra l'altro, nel corso degli ultimi, potremmo dire millenni, si è avuta una tendenza alla riduzione corporea. Diciamo dal Paleolitico, parliamo di 20.000 anni fa, e poi attraverso la fine del Paleolitico, il Mesolitico, il Neolitico e via via fino all'epoca romana e poi anche nel Medioevo, la tendenza è stata in quasi tutte le parti della Terra a una riduzione della taglia corporea e a una gracilizzazione delle popolazioni, e questo non ha favorito particolari espansioni neanche del cervello. La tendenza si è invertita nell'ultimo secolo due, dove c'è stato quello che tutti chiamano il secular trend, dove nuovi regimi alimentari, nuove qualità della vita, salute, eccetera, hanno favorito il riaffermarsi di caratteristiche corporee, no? Quindi la statura, per esempio, si è di nuovo innalzata. Però è passato molto poco tempo per poter dire che, anche perché questi cambiamenti sono cambiamenti che appunto non solo richiedono dei fenomeni macroevolutivi che difficilmente avvengono in una grande specie molto pammittica, non so trovare un termine diverso da questo, cioè una specie che si incrocia molto al suo interno, ma per di più richiedono tempi molto lunghi. Quindi direi che non c'è da aspettarsi grandi cambiamenti in un senso o in un altro. Il grande cambiamento che ci aspettiamo, che ci dobbiamo augurare,
l'ha detto lei, è di carattere culturale, cioè appunto invece di usarlo a sproposito come scherzavo io poco fa, cerchiamo di usarlo bene questo cervello, questo che abbiamo in dote, perché da questo deriva il nostro futuro e anche quello del pianeta. Soltanto utilizzando al meglio le capacità che nel Paleolitico ci hanno fatto produrre queste manifestazioni straordinarie e che in tante altre parti della nostra, in tante altre fasi della nostra storia ci hanno dato grandissimi risultati, devono essere oggi sfruttate veramente al massimo, anche grazie ai mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione, perché abbiamo veramente nelle mani il nostro destino e il destino del pianeta, e soltanto sfruttando al massimo le capacità che possiamo avere nascoste qui dentro che ce la possiamo fare. Direi che dobbiamo puntare sull'evoluzione culturale piuttosto che su quella biologica. Grazie. Un'altra domanda? Prego. Buonasera. Magari una domanda sciocca, ma la voce e il linguaggio, l'uomo, sia l'uomo di Neanderthal che l'uomo sapiens, li avevano e come li avevano? Sono diversi l'uno dall'altro, voce e linguaggio. Sì, grazie. Domanda difficilissima per il semplice fatto che il linguaggio non diventa fossile, diciamo così, non fossilizza, per cui ci sono stati molti tentativi per cercare di capire se le forme umane estinte, adesso parliamo di Sapiens, di Neanderthal, ma anche altre specie umane estinte, parlassero o meno. Purtroppo, appunto, le indagini che hanno riguardato i tratti, chiamiamoli così, vocali, cioè quindi la base del cranio, non hanno dato grandi risultati. Così pure quello che si può fare in termini di studio, potremmo chiamarlo paleoneurologico, cioè le strutture interne del cranio che ci danno un'idea di come poteva essere conformato il cervello, anche queste danno risultati equivoci. Per esempio, lei sa che il linguaggio è legato allo sviluppo di una parte dell'emisfero sinistro, anzi di alcune parti dell'emisfero sinistro, in particolare quella che viene chiamata l'area di Broca, che si trova più o meno dove sto toccando io adesso col dito. E questo comporta una certa asimmetria dei due emisferi. Questa asimmetria c'è da molto tempo prima che compaia Homo sapiens, cioè addirittura già nelle primissime forme del genere Homo, cioè Homo habilis, Homo ergaster, roba di 2 milioni di anni fa. Ma anche questo non necessariamente significa che ci fosse un linguaggio, significa semplicemente che c'è una simmetria funzionale nei due emisferi e potrebbe essere legato a qualcos'altro che ha più a che fare con la manualità, perché questi centri del linguaggio sono molto vicini anche ai centri della manualità, cioè della sensibilità tattile e della manualità dell'artigiano. Quindi ci sono delle teorie che legano la manualità con l'origine del linguaggio. Noi stessi ne abbiamo ipotizzata una, nel senso che abbiamo provato a immaginare se proprio la produzione dei manufatti litici possa essere stata una sorta di preludio per il linguaggio articolato, perché ha sviluppato queste stesse aree e queste stesse aree tra l'altro nascondono anche quelli che quei neuroni che dobbiamo a una straordinaria scoperta italiana, che sono i cosiddetti neuroni specchio, cioè i neuroni dell'imitazione, diciamo così, o dell'apprendimento emulativo.
Ora, se mettiamo insieme tutti questi elementi, vediamo come l'apprendimento, la manualità e il linguaggio potrebbero essere gradini di una stessa scala, insomma, o comunque elementi di uno stesso puzzle. E potrebbe anche essere sviluppata di più questa idea se teniamo conto che la stessa produzione dei manufatti ricorda un po' la struttura del linguaggio, perché così come il linguaggio, produrre manufatti comporta una semantica, i manufatti stessi, cioè l'oggetto che ha un significato, e una sintassi che è dovuta alla catena di operazioni necessarie per ottenere quel risultato. E quindi, insomma, come vede, ci si muove in terreni molto arzigogolati nel tentativo di fare in modo di capire una cosa che purtroppo non ha lasciato troppe tracce, perché finché non c'è un linguaggio scritto che quindi lascia una sua testimonianza, non abbiamo fossili a parlarcene. Però sono tornato su questa immagine proprio per dire che un po' di linguaggio c'è qui dentro, cioè in queste rappresentazioni artistiche dei primi Homo sapiens che si diffondono per il pianeta, io trovo un corrispettivo di quel pensiero simbolico che è necessario per articolare un linguaggio come noi lo facciamo. Però questo non vuol dire che le forme umane preistoriche, a cominciare dai Neanderthal, di cui abbiamo visto appunto alcuni barlumi di pensiero simbolico, non comunicassero, perché poi bisogna fare anche una distinzione tra comunicazione, magari anche in qualche modo orale, nel senso versi, che possono avere anche un significato, ma questo lo fanno anche alcuni cercopiteci, che hanno alcune parole, se così le vogliamo chiamare, che hanno un significato, cioè un certo grido che significa sta arrivando qualcosa dall'alto, cioè un'aquila, e un altro grido che significa sta arrivando qualcosa che striscia, cioè un serpente. Quindi, ma anche due cani comunicano tra loro, non verbalmente, neanche abbaiando, ma muovendo le orecchie, la coda. Quindi la comunicazione nel mondo animale è ovviamente, non so, qualcuno di voi conoscerà la danza d'otto delle api, che attraverso la quale loro indicano la direzione dove trovare il polline per il miele, e così via. Insomma, c'è forme di comunicazione tra gli animali, ne conosciamo miriadi. Ora bisogna distinguere tra la comunicazione e il linguaggio articolato che facciamo noi. Per questo io parlavo di sintassi, di semantica, perché il nostro linguaggio articolato non è semplice comunicazione verbale, ma è qualcosa che richiede appunto tutto questo mondo di simboli che è nascosto dietro l'arte rupestre, dietro le vene paleolitiche. Ora, che Neanderthal facessero qualcosa di questo tipo, come dei pendagli per riconoscersi o delle penne da mettersi tra i capelli, a me sembra ancora molto legato all'aspetto semantico, ma poco a quello sintattico. Ci vedo molta più sintassi qui. Quindi personalmente io credo che il linguaggio articolato sia una prerogativa di Homo sapiens e sia qualcosa che abbia a che fare con quella testa rotonda, col grande cervello. Il grande cervello dei Neanderthal nella testa a palla da rugby forse non arrivava a questo tipo di risultati. Prego. Professore, io ho portato un vecchio libro che ho trovato in casa, Il lungo viaggio dell'uomo di un certo Leakey, o come si chiama? Richard Leakey. Sì, e mi ricordo di avere a casa un libro dove c'è una relazione di quello che fu probabilmente il suo predecessore, ovvero il professor Branca all'università. Blank? Branca, sì.
Il professor Branca giunge al punto di dire che certe consuetudini del Neanderthal si sono conservate sino al Rinascimento, ovvero il colore rosso per il lutto. Questo Righi parla di come il Neanderthal seppellisse i morti e le seppellisse, come facciamo noi, in mezzo ai fiori. E diceva anche che in Iraq, in un altro posto, si sono viste degli scheletri di Neanderthal minorati che erano stati curati e accuditi dalla società in cui vivevano. Secondo lei sono cose vere o sono invenzioni di quei fantasie di quei paleontologi che le studiarono? E poi le chiedo, il suo predecessore Buogiani, quello che venne 2 anni addietro, Barbogliani, sì, Guido Barbogliani, diceva che secondo lui il Neanderthal non seppelliva i morti. Bene, al Museo Civico di Storia Naturale, qui a Milano, ci sono alcune riproduzioni di sepolture dei Neanderthal. E poi non pensa che se uno seppelliva i morti, aveva certi legami nell'ambito della famiglia, ma queste non sono cose tanto più importanti di qualche gene, non gene, simili? Non pensa che nella realtà era un uomo a tutti gli effetti, come siamo noi? Perché onorava i morti, e onorando i morti c'è da pensare che pensava al di là, pensava a tante altre questioni metafisiche. Ok, grazie. Anche i boscimani sono ignoranti, sono primitivi, ma hanno un ricco pensiero metafisico. Il Neanderthal non era lo stesso principio. E quando uno pensa a queste cose, al diavolo i geni. Prego. Chi se ne frega dei geni. Possiamo attaccare il problema da Alberto Carlo Blanc, che lei ha citato, no? Alberto Carlo Blanc parla di le cose di cui parlava lei nella prima metà del Novecento, quando le conoscenze indubbiamente erano già ricche, ma molto meno ricche di oggi. E lo stesso Richard Leakey, quel libro che lei ha, che ho anch'io nella mia biblioteca, credo che scriva negli anni 70. Quindi molta acqua è passata sotto i ponti da allora. La scienza funziona che in un modo molto semplice alla fine, cioè ci sono dei primi dati, sulla base di questi dati si fanno delle ipotesi, dei modelli, e poi si va a vedere se questi modelli funzionano o meno. E quindi ci sono delle teorie che sopravvivono alle verifiche successive e altre teorie che vengono, come si dice, confutate. Ora, le ipotesi di Blanc, una ipotesi fra tutte, che adesso le menziono, e che non porta al Rinascimento, ma porta fino ai tempi nostri, è stata confutata. Malgrado per 50 anni l'idea di Alberto Carlo Blanc, che tra l'altro io considero un mio maestro, anche se non l'ho mai conosciuto, sia rimasta sui tutti i libri di preistoria. Mi sto riferendo al cannibalismo rituale o cerebrofagia rituale, basato proprio su quel cranio del Monte Circeo che è apparso in alcune delle slide che vi ho mostrato prima. Ora, Blanc si interessò al Monte Circeo negli anni 30, quando il Duce fece prosciugare la pianura pontina, no? C'erano questi grandi canali di deflusso delle acque per appunto la bonifica della pianura pontina.
E lì, studiando queste stratigrafie a costo zero, si avvicinò a questo promontorio che è a 100 km a sud di Roma, che è il Circeo. Ci sono una trentina di grotte litoranee, e in una di queste, proprio quando lui era da quelle parti, viene scoperto questo cranio. Ora, il cranio viene scoperto in una grotta che viene riaperta per caso da dei lavori di sterro, per cui degli uomini entrano nella grotta dopo aver rimosso praticamente una frana che la occludeva da 50.000 anni. Entrano, carponi, perché la volta è molto bassa, trovano una quantità di ossa spezzate e poi in un angolo un cerchio di pietre o qualcosa che assomiglia a un cerchio di pietre annerite con in mezzo un cranio umano, che è quello che vi ho mostrato. Il cranio ha la base sfondata, cioè la parte, sapete, alla base del cranio c'è il forame occipitale, è molto più aperto. Sulla base di queste evidenze, Blank costruisce la teoria del cannibalismo rituale. Cioè dice che lì c'era un cerchio di pietre, cioè forse qualcosa che poteva essere un focolare, difatti le pietre sono annerite, le ossa tutto intorno sono tutte spezzate, probabilmente dall'uomo che si doveva cibare del midollo, no? Così nutriente. E questo cranio era la documentazione del fatto che l'uomo aveva sfondato la base del cranio per potersi cibare del cervello, per acquisire magari le caratteristiche di questo defunto, vuoi che fosse un capo, vuoi che fosse un nemico, vuoi che fosse qualche altra cosa. Cannibalismo rituale, non cannibalismo alimentare, cerebrofagia rituale. Per 50 anni, dal 1939 al 1989, questo cranio al centro di un cerchio di pietre, con la base sfondata e con una luce sapiente che lo illumina, sta in tutti i libri di preistoria, a simboleggiare la spiritualità degli uomini di Neanderthal, perché quel cranio è il cranio di un Neanderthal, e il fatto che questi si cibassero del cervello, a parte l'aspetto un po' macabro, è comunque un forte simbolo di loro collegamento tra un organo e la sua funzione. Peccato che fosse tutto sbagliato e che l'ipotesi di Blank peccasse di quello che un mio caro amico, che non c'è più, chiamava modernismo, usando un termine in modo un po' improprio, cioè l'idea che noi tendiamo a trasferire anche agli uomini della preistoria delle caratteristiche che noi osserviamo nell'uomo di oggi, vuoi che siano boscimani o newyorkesi, non cambia molto, sempre Homo sapiens sono. Ma sono uomini di oggi con delle caratteristiche e tendiamo a trasferire queste nostre caratteristiche attuali in una forma umana che non solo non è attuale, ma è soprattutto un'altra specie. Non è Homo sapiens, è Homo neanderthalensis, e che le piacciono meno i geni, e questo conta però, cioè il fatto che avessero un genoma diverso dal nostro. Ora, perché le idee di Blank erano sbagliate? E soprattutto perché le idee di Blank, l'ipotesi di Blank era addirittura pericolosa? Era pericolosa perché diventava a tal punto modernista tanto da far dire a Blank che quel rito di cannibalismo rituale era il preludio di quella che è oggi l'Eucarestia. Quindi mangiare il corpo e il sangue di Cristo avrebbe avuto un suo preludio in questi riti addirittura dell'uomo di Neanderthal. Peccato che fosse tutto sbagliato e che ricerche successive hanno mostrato che in realtà quella era una tana di iene, che la palosuperficie cosparsa di ossa era dovuta appunto all'accumulo portato dalle iene, che la volta bassa era proprio perché lì dentro giusto delle iene c'entravano e non degli esseri umani, e che non ci sono manufatti in giro che possano documentare la presenza umana, ma questi manufatti ci sono negli strati sottostanti, che lo stesso Blank, operando uno scavo, scoprì, ma nei livelli quando la grotta era più bassa
e quindi era frequentabile dall'uomo, che il cerchio di pietre è un cerchio per modo di dire, perché lì è pieno di pietre, per cui ci si possono vedere mille cerchi, e che soprattutto l'annerimento di quelle pietre non è dovuto a un fuoco, ma sono concrezioni di manganese. Quindi, analisi più accurate, fatte 50 anni dopo, hanno demolito un'ipotesi per quanto ci possa sembrare affascinante. Inoltre, il cranio, a pensarci bene, se uno proprio vuole mangiare il cervello di qualcuno, accedere dalla base del cranio è qualcosa di veramente scomodo, conviene partire da qua, ve lo consiglio se vi interessa la cosa. Domani a cena tutti il cervello dall'alto, come neandertaliani. Vediamo un'ultimissima veloce se c'è, se no ci salutiamo. Anche perché non siamo Neanderthal, per cui il freddo un po' lo soffriamo, a parte quelli tarchiati e più compatti. Si conservano meglio, si conserviamo meglio. E disperdono meglio. Va bene, allora ci salutiamo, e visto che avete freddo, e ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Adesso abbiamo due venerdì di fila, andiamo molto uno dietro l'altro. Allora, abbiamo visto un modo diverso di essere uomo. La volta prossima, per certi aspetti, vediamo un modo diverso di essere uomo, che si chiama robot. Avremo un personaggio straordinario, che è un ingegnere robotico strabiliante, molto simpatico, peraltro. Viene da Napoli, è capo di una team che ha costruito un robot che si chiama Rodiman, e che l'avete forse già visto, se no guardatevelo intanto per prepararvi. Guardatelo mentre prepara una pizza e dirige un'orchestra. Ci vediamo venerdì prossimo, grazie e buonanotte a tutti, grazie a Giorgio Mangi.